Se al Castello Ducale di Casoli ha fatto visita anche il presidente Mattarella, vuol dire che ne vale proprio la pena. Ma quando? Sabato 25 giugno. Passa anche di qui l'ottavo evento di avvicinamento al 14° Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che si svolgerà a settembre. Al Palazzo Ducale si aggiungono ora Palazzo Ricci, luogo eletto dal Cenacolo d'Annunziano, e Palazzo Tilli, determinando una svolta turistica per Casoli. Da Casoli parte anche una svolta particolare in queste tappe di avvicinamento. Casoli sta traducendo dal punto di vista dell'offerta turistica una identità che mette ovviamente la città di Casoli nella condizione di poter anche diventare luogo di attrattiva turistica. È su questo che noi accendiamo i riflettori, perché stanno avvenendo delle importanti opere di recupero e restauro sia pubblico che privato. Dal punto di vista privato, con una grande fase di recupero di Palazzo Ricci, il comune invece sta intervenendo sul Castello Ducale, ma già sono stati fatti altri interventi come quello su Palazzo Tilli e tanti altri che stanno arrivando pian piano. Ma andiamo al programma di sabato 25 giugno. Andremo in un piccolo frantoio dentro una casa storica, visiteremo Via del Calvario, una scalinata bellissima, le cosiddette 100 scale per noi di Casoli, per poi proseguire a Palazzo Ricci, un luogo dove è un ambiente recuperato dagli investimenti americani e quindi un nuovo modo di fare investimento qui da noi a Casoli in Abruzzo. Seguirà poi la visita nel Castello Ducale, dove andremo a vedere le scritte del D'Annunzio, proseguendo poi per Palazzo Tilli, un recupero di un palazzo settecentesco fatto da una dottoressa Allegrino, per poi proseguire al Monumento della Memoria, un bellissimo recupero dei campi di concentramento per internati a Casoli nella Seconda Guerra Mondiale in un contesto urbanistico affettivo, dove andremo a ridare dei volti a delle persone che hanno vissuto a caso, e per poi proseguire intensamente con il recupero delle bontà con il Gallmeier La Verte, il gruppo di azione locale che ci farà gustare dei prodotti del nostro territorio.